Ciao a tutti, ben ritrovati e benvenuti sul mio canale. Io sono Angela, la pasticciona in cucina. Oggi faremo un video tutorial su come preparare le uova sode con il cuqueo. Ve lo sono chiesto un sacchissimo di volte. Oggi voglio provarci insieme a voi. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa andrò ad utilizzare. Io preparerò due uova perché sono quelle che mi servono per la ricetta. Poi utilizzeremo il cestello del cuqueo, 200 ml di acqua. Poi dovete prepararvi un ciotolone perché ci dovete mettere acqua fredda e ghiaccio. Io utilizzerò quei ghiaccioli che si mettono all'interno del frigo, quei frigoriferi portatili. Tutto qui. Andiamo a cominciare la ricetta. Ok, mi sono spostata sul cuqueo. Tanto mettiamo su un manuale. Lasciamo sulla voce cottura a pressione, però per prima cosa dobbiamo aggiungere l'acqua. Prendiamo il cestello e all'interno del cestello ho messo le due uova. Se voi volete preparare più uova, le dovete mettere in maniera distanziata, non dovete fare la sovrapposizione. Quindi vedete, io l'ho messa, sono due, quindi stanno belle larghe. Adesso niente, andiamo a cucinarle. Quindi ho detto lasciamo cottura a pressione, tempo 6 minuti. Dopo vi faccio vedere come verranno. Intanto nella ciotola, nel mio caso il ciotolone, ho messo acqua fredda di rubinetto. Anche l'acqua che ho messo all'interno del cuqueo era acqua fredda di rubinetto, mi sono dimenticata di dirvelo. Mancano 3 minuti. Arrestiamo il cuqueo e l'apriamo. Cotte sono cotte, vedete, si è anche crepato un ovo. Adesso le vado a tuffare nell'acqua fredda. Eccole qui tuffate all'interno del ciotolone insieme al ghiacciolone gigante. Ce le lasciamo qualche minuto, dopodiché le andrò a sbucciare e vi faccio vedere il risultato. Eccomi qui, le uova si sono freddate e adesso le vado a tuffare. Così forse vedete. E si sbucciano anche facilmente. Vado ad appoggiare in quella ciotolina che mi servirà per la prossima ricetta. Niente che dire, secondo me l'esperimento è riuscito. Tanto queste uova le vedete sicuramente adesso nella prossima ricetta. Sto preparando gli ingredienti, quindi sono un po' impicciatina. Eccole qua. Sicuramente vi sarete chieste, ma 6 minuti per due uova ne vale la pena accendere il cuqueo? Naturalmente accendete il cuqueo quando dovete fare molte più uova, non ve lo devo dire io. Questo è il risultato. Se vi sono stata utile, come al solito, vi chiedo di lasciarmi un bel like. Se vi fa piacere, iscrivetevi al canale. Per ricevere le notifiche delle nuove ricette, cliccate sulla campanella in basso a destra. Grazie a tutti per la visualizzazione e la pazienza. Un bacione e un abbraccio a tutti. Ciao ciao!